start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi un video particolare, un video informativo molto veloce. Voglio fare prima un disclaimer grande come una casa. Io spesso vi porto magari dei video dove vi segnalo delle traduzioni e voglio però dirvi di controllare sempre i commenti a questa traduzione, perché tante volte capita che magari uno compra un gioco, la traduzione non è aggiornata, l'ultima versione non funziona perché la traduzione magari non viene aggiornata, il gioco sì, e quindi sarà comprato un gioco per niente. Spesso se lo comprate sui siti di Key non potete neanche renderlo, se lo comprate da Steam invece sì, quindi vi consiglio di comprarli da Steam i giochi quando dovete fare queste prove, ma soprattutto io vi informo per lo stato attuale della traduzione, nel senso che io la provo, funziona, va, ve la segnalo, però se poi guardate il video dopo 2 anni può essere che il gioco non funzioni, quindi io declino ogni responsabilità. Il mio video informativo, perché è successo un disagio, mi segnalavano che la traduzione di War Tail che ho provato non funziona sulla versione attuale del gioco, deve essere aggiornata. Tante volte poi chi fa la traduzione non risponde ai messaggi, alle segnalazioni, e quindi insomma io ve lo segnalo, io stesso per primo vado a informarmi sulle le traduzioni. Questa traduzione qui è quella di Atelier Ryza, Ever Darkness and the Secret Hideout, che ho portato 3 anni fa in video. È un gioco molto carino, di stampo orientale, insomma, della serie Atelier. Poi ve ne segnalo anche un altro, molto interessante anch'esso. Il gioco è tradotto al 99,9%, nel senso che la storia è completa, mancano degli effetti grafici con le scritte in italiano che non ci sono, e i menu qui, perché se poi noi andiamo a vedere le impostazioni sono in italiano, e possiamo andare a iniziare una nuova partita. La cosa che ho notato, ma penso sia un problema del mio PC, che è un po' scattosetto il gioco, probabilmente devo ottimizzare qualcosa. Comunque, in sintesi, vedete che esce la traduzione in italiano. Tra l'altro, la traduzione la trovate, e ve lo dico perché sotto nei commenti non rispondo, video è breve, insomma, guardatelo, insomma, vi informo, è su Games Translator. Vi iscrivete, potete scaricare gran parte delle traduzioni, altre invece richiedono una donazione, che è il minimo, insomma, io. Anche fossero state tutte sotto donazione, almeno un paio di euro ci sta, perché il lavoro dietro c'è da parte della gente. Quindi Games Translator, trovate tutte le traduzioni, si aspetta sempre quella di Kenshi, che è avvolta dal mistero perché dicono l'hanno inviata allo sviluppatore, ma lo sviluppatore non risponde, e a dicembre esce la 1.0 di Kenshi, quindi insomma, non credo esca la 1.0 di Kenshi, se non è già uscita, insomma. Comunque, questo è l'inizio dell'avventura in italiano. Vedete che a me scatticchia, però probabilmente è un problema dovuto a qualche impostazione che ho attiva, perché quando l'ho giocato tempo fa andava bene. Allora, niente, questo è Atelier Ryza tradotto. Adesso volevo giusto arrivare ad un dialogo. Poi il sistema di comandi è abbastanza strano, perché se lo giocate con la tastiera, infatti lo consigliano. Ecco, trascorro le mie giornate nella mia stanza con i miei amici. Lo avevamo giocato in inglese, avevamo fatto 2 episodi. Ed è un gioco a combattimento a turni, da quello che non ricordo male. Comunque, passiamo subito al secondo gioco. Eccolo qui. Questo è l'altro gioco, Shadowrun Dragonfall Director's Cut, gioco che avevo portato anch'esso anni fa, ed è un gioco di ruolo con combattimenti a turno molto interessante. Ce ne sono diversi di giochi, alcuni sono tradotti, altri no. Questo è il più bello, dicono, di tutta la serie. Anche essa traduzione la trovate su Games Translator, e qui vedete la traduzione. Avvia una campagna, abbiamo tutto il gioco in italiano. Ci sono alcune schermate del tutorial, e ve lo segnalo, che sono in inglese. Per il resto è tutto in italiano. Possiamo selezionare l'archetipo. Comincia, si scarica. Questa dovrebbe essere una traduzione gratuita. La scaricate, la trasferite nella nella cartella di gioco e iniziate a giocare. Ovviamente anche per Atelier Ryza c'è in quel caso invece c'è un installer. Puntate l'installer dove avete installato il gioco, insomma gli date il percorso di installazione e iniziate a giocare.
Ok, questo è, vedete, c'è una descrizione in inglese. Ok, praticamente, e anche qui basta leggere sul posto dove scaricate la traduzione, il gioco non parte immediatamente in italiano, infatti è il motivo per cui vedevamo le conversazioni in inglese. Tornando qua, invece, dovrebbe essere tutto in inglese. In italiano, scusate. Infatti, vedete che è stato preso adesso. Quindi, tante volte è meglio magari non dire non funziona, ma leggere. Quindi vedete che adesso è tutto in italiano. Infatti prima c'era tutto, adesso ricaricate l'autosave, adesso dovrebbe uscire in italiano anche questa parte che avevamo visto in inglese. Prendi un'arma, infatti anche premendo qui dovrebbe uscire tutto in italiano. Ok, la traduzione è questa, spero ne facciate buon uso, spero vi piaccia, spero abbiate voglia magari di donare Games Translator a questo. Ovviamente questo è un gioco di qualche anno fa, quindi qui si gioca piuttosto tranquilli. Tenete conto che quando vengono tradotti giochi che sono ancora sotto costante aggiornamento, vedasi Stellaris o giochi del genere, è possibile che comprate il gioco, ma la traduzione non è aggiornata e quindi non si può neanche pretendere che lavorino, perché sono gruppi di volontari che vanno a donazione, quindi insomma. Comunque spero di avervi fatto cosa gradita, di avervi portato questi due titoli tradotti, col disclaimer che vi invito insomma a tenerne insomma, in considerazione. Fatemi sapere, alla prossima e ciao ciao!